25esimo anniversario del tricolore, quindi italiano, bandiera di sport, ambasciatore dell'unità nazionale, questo è il titolo appunto del nostro evento, e in questa serata non soltanto stiamo, diciamo, siamo in Italia, ma ci seguono un po' da tutte le parti del mondo, Argentina, Brasile, Canada, perché i toscani sono sparpagliati in tutto il mondo, e quindi avremo insomma degli interlocutori che ci diranno il loro punto di vista proprio anche in merito alla nostra serata. Buonasera, spero che mi sentiate. Sì, grazie. Innanzitutto grazie dell'invito e buona festa della bandiera a tutti. Buona festa del tricolore, 225 anni sono tanti, forse sono anche pochi rispetto a quello che è un percorso di crescita di questo simbolo che negli ultimi anni, a mio avviso, ha visto davvero, come dire, mettere sotto lo stesso sigillo, sotto lo stesso simbolo davvero tutti gli italiani. La coesione sociale passa anche attraverso il riconoscimento della bandiera come elemento di forte unità, e quando si parla di bandiera non si può non sottolineare anche l'aspetto relativo al decoro della bandiera, cioè al fatto che questa nostra bandiera, che noi amiamo abbracciare, sventolare quando ci sono grandi successi sportivi, in alcune occasioni, ecco, non riceve, soprattutto quando si tratta di istituzioni pubbliche, la stessa dignità. La bandiera è un qualcosa che deve essere anche tenuta ed esposta nel modo corretto. Mi tocca anche ringraziare il Rotary, che da sempre insomma è vicino a questa giornata. Come diceva Sandro Addario prima, non è altro che un primo assaggio di quella che sarà un ulteriore momento, speriamo pubblico, anzi sicuramente pubblico, che condivideremo in presenza non appena le condizioni della pandemia ce lo consentiranno. Mi azzardo a dire, insomma, intorno al mese di marzo speriamo di poterci vedere e celebrare in maniera nuova e ancora più completa e più dignitosa questa ricorrenza. La parola al governatore Fernando Damiani e poi al presidente del CONI Malagò. Grazie Sandro, buonasera a tutti e un caloroso benvenuto a questa occasione di incontrarsi insieme in quella che sarà un'anteprima di quella che poi sarà la vera festa della bandiera che ci auguriamo di coronare tutti insieme in una riunione in presenza. Comunque dal 2002, questo lo devo ricordare, che i Rotary fiorentini, su proposta proprio del club Rotary Firenze Nord, si fanno promotori insieme alle istituzioni locali di iniziative per celebrare la bandiera italiana. Appartenere ad un organismo internazionale di servizio come il Rotary non vuol dire certo rinunciare alla propria identità nazionale, di cui vogliamo essere orgogliosi custodi. Oggi, come ieri, guardare la bandiera ci stimola rispetto e fiducia. Rispetto per la nostra storia, fiducia nel nostro futuro. Ed è questo il messaggio di servizio, com'è nella tradizione rotariana, che vorremmo trasmettere alle nuove generazioni. Allora, se Lucia dà la parola al presidente Malagò, cercalo e fallo parlare. Io ci sono, mi sentite? Presidente, ci sente? Io la sento, voi mi sentite? Sì, assolutamente sì, la vediamo anche, quindi grazie mille di nuovo per essere qui con noi e per insomma dare il suo saluto e il suo contributo a questa serata. Grazie a voi, sento bravi oggi a voler portare all'attenzione di questa iniziativa il tema del tricolore. Mi avete riservato delle parole che non sento assolutamente di meritare, siete stati troppo generosi, perché in realtà il merito è tutto di queste ragazze e ragazzi, tecnici, dirigenti, con cui si è creato oggettivamente un'atmosfera, un gruppo e dei risultati che mai erano stati possibili o realizzati nel nostro paese, se parliamo dei cinque cerchi, da sempre, dal 1896, quando sono cominciate l'epopea moderna dei giochi olimpici. Oggi insieme al tricolore c'è la fierezza, l'orgoglio, grazie anche a quello che si è fatto con lo sport, di essere italiani. Ho citato in un paio di occasioni anche pubbliche che
era un dato di fatto, soprattutto in certi anfiteatri calcistici, al momento dell'inno c'era una parte dello stadio che lo fischiava, oggi lo cantano tutti a squarciagola. Mi sento di dire che c'è anche un merito significativo per quello che hanno fatto appunto le atlete e gli atleti in tutto il mondo, che sicuramente più che mai in un contesto storico di pandemia ha reso proprio orgogliosi ognuno di noi, ogni italiano. Grazie Presidente per essere stato con noi. Auguri, Super 22. Grazie mille. Buonasera a tutti, grazie davvero per l'invito, ci tenevamo come amministrazione a essere presenti, riporto ovviamente i saluti del sindaco, ma anche della vice sindaca e del vostro amico e mio collega assessore Federico Gianassi. Piacere poter intervenire perché l'evento è molto interessante, molto particolarmente utile alla città. Ovviamente non si può tenere in presenza, e questa è una scelta saggia che avete fatto, anzitempo in qualche modo, ma è utile e bella perché parla di un mondo, quello dello sport, legandola alla bandiera. Non è così scontato, non lo è scontato nel quotidiano, lo è sempre quando parla ovviamente il presidente Malagò, quando parlano i presidenti regionali di Coni e Cip, che tra l'altro saluto. È importante ed è sempre fatto così dopo le Olimpiadi e dopo le Paralimpiadi. È molto più difficile invece dimenticarsi del valore dello sport legato al tricolore durante le giornate normali, quelle distanti dalle Olimpiadi o da europei o da mondiali. Invece volevo farvi un complimento perché avete scelto di fare un concorso nelle scuole, una scelta davvero importante, perché proprio nelle classi i bambini e bambine più piccole che si formano nel nostro paese, nei luoghi in cui i bambini si conoscono, imparano a crescere, imparano a essere uniti ed essere una stessa, un'unica nazione. Quindi davvero grazie anche per questo contributo che avete dato alla nostra città. Prima di tutto ho bisogno di fare un rapidissimo flash, proprio un secondo per dire pronto ci siamo, con gli amici che sono all'estero, in particolar modo se ci ascoltano dall'Argentina, da Rosario, Lucas Del Chierico. C'è Presidente Del Chierico, c'è? Ciao, piacere, come stai? Un grande saluto. Lo so che è un flash, ma vorrei salutare a nome di tutto il coordinamento continentale dei Toscani in Sud America per questa bellissima iniziativa, salutare le autorità e salutare ai nostri rappresentanti nelle Olimpiadi, quelli che portano veramente in alto la bandiera italiana. Soltanto quello, salutare, perché so che i tempi sono stretti. La signora Sblagia da Rio de Janeiro? Sì, sono qui. Una dal Canada, pronto, chi c'è dal Canada? Ci dovrebbe essere la signora Giordano, direttrice della Casa d'Italia. Sì, sono qui, sono presente. Ah, eccoci, ecco. Ecco qua, da Montreal, Canada, sono il mio presidente della Casa d'Italia, il signor Gino Berretta, che è un toscano, nato a Pisa, arrivato a Montreal a 18 anni ed è stato un grande giocatore di football. No, il signor Bertoli, o Toronto, Vancouver, Nova Scotia, tutti qua. Vai Maurizio Francini. Sì, la sorpresa è un amico di cui io mi fregio veramente di accompagnarmi spesso e volentieri in discussioni sportive, una persona il cui padre domani avrebbe festeggiato i 100 anni della nascita, un dirigente importantissimo nel mondo dello sport, colui che ha fatto grande veramente il mondo del calcio e ha fatto grande Coverciano all'interno di tutto il mondo. Se vuoi svelo immediatamente chi è e poi posso fare un breve profilo. Vai avanti. Bene, allora sto parlando di Francesco Franchi, la persona che stasera è insieme a noi, il figlio di Artemio, il grande Artemio Franchi, senese Iure Sanguinis e sicuramente fiorentino Iure Soli, ancor più sicuramente un toscano che ha portato in alto la bandiera della nostra nazione in tutto il mondo, perché è stato presidente dell'UEFA per tantissimi anni, così come per tantissimi anni è stato vicepresidente della FIFA, dell'organismo mondiale del calcio. Quindi è una sentiamo persona... cosa ci dice il figlio Francesco. Allora, ce l'abbiamo in linea?
Sì, spero che mi sentiate. Intanto complimenti per questa bellissima iniziativa. Nella mia famiglia il tricolore è chiaramente inciso sulla nostra pelle, è quasi un tatuaggio. Ma... Se Lucia è d'accordo, inizierei a parlare dei nostri atleti. Scusa, citali tutti quanti questi atleti, ce l'hai, no? Assolutamente sì, perché abbiamo insomma la crema dei nostri olimpici, Ambra Sabatini, Fiamme Gialle, Paralimpiadi di atletica, Viviana Bottaro, non voglio sbagliare l'accento, Fiamme Oro, Olimpionica di Karate, Giulio Calabrò, Marina Militare, Olimpionico di Vela, poi ancora Francesco Bocciardo, Paralimpiadi di Nuoto, Fiamme Oro, ovviamente Simone Ciulli, Paralimpiadi di Nuoto, Fiamme Argento, Lorenzo Zazzeri, Olimpionico di Nuoto, Esercito. Questo per andare a citare appunto i nostri olimpionici. Bene, allora ci colleghiamo Ambra Sabatini che ci ascolta, vero? Buonasera Ambra. Buonasera a tutti. Buonasera con la divisa delle Fiamme Gialle. Ovviamente perché tu sei in caserma in questo momento. Esatto, sì, sono in caserma a Castel Porziano e ho ripreso seriamente diciamo la preparazione invernale verso gli appuntamenti che poi saranno a maggio. Salendo l'onda azzurra c'è Ambra Sabatini davanti a tutte, Martina Caironi, Monica contraffatto, Ambra che vince la medaglia d'oro 14-11, ce n'è per tre, storica tripletta, Ambra Sabatini e poi Martina Caironi e poi ancora Monica. Per una ragazza che andava a fare un allenamento e ha perso una gamba, essere sul podio più alto a distanza di un anno solo penso che sia veramente una cosa impensabile. Che cosa puoi dire ai giovani che hanno la tua età? Beh, sicuramente posso dire sempre di provare a trovare nuovi stimoli, nuovi sogni. E di non mollarli anche quando sembra irraggiungibile, insomma, perché la vita a volte ci mette di fronte degli ostacoli ed è normale, però non bisogna farci abbattere da questi, ma bensì andare oltre. Avevi mai sentito parlare prima di stasera del Rotary, per caso? Magari anche no. Sì, no, infatti ne ho sentito parlare perché c'è l'associazione diciamo che fa parte del comune di Montargentario che è presente spesso in vari eventi, è stato presente però mi piacerebbe comunque che si sentisse parlare di più perché magari a volte risulta un po' sconosciuto come argomento e siete un'associazione di service. E quindi adesso so cosa siete precisamente. Grazie Ambre, complimenti per tutte le emozioni che ci ha fatto provare. Grazie a lei. Siamo l'altra lady di questa serata, quindi ovviamente diamo corso prima a quelle che sono le bellissime donne di questa serata, quindi Viviana Bottaro, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Fiamme Oro, Polizia di Stato presente. Allora Viviana, agente scelto quindi della Polizia di Stato, gruppo sportivo delle Fiamme Oro, anche tu insomma 34 anni, giovane, questa disciplina molto importante. In primo piano naturalmente la nostra atleta Viviana Bottaro. Sono movimenti di grande velocità alternati a momenti di contrazione e anche di ispirazione ed espirazione molto lenta. Ottima esecuzione per Viviana Bottaro, grandissima attenzione e va a prendere il bronzo, bravissima Viviana. Era stata più emozionante la partenza o il ritorno della tua prima Olimpiade? Sicuramente è stato molto più emozionante andarci, soprattutto a Tokyo, nella
patria delle arti marziali, per me fare un'Olimpiade in Giappone aveva un sapore ancora più particolare, per noi che facciamo karate, che idolatriamo il Giappone. Quindi prendere una medaglia lì è stato molto interessante. Il ritorno è stato sicuramente più leggero e più, e più bello da un altro punto di vista, però un'esperienza sicuramente molto emozionante, che porterò sempre nel mio cuore. Ci sei, Giulio Calabro? Sì, ciao, buonasera a tutti. È stata la mia prima partecipazione ai Giochi Olimpici, è stata un'emozione unica e mi ritengo anche molto fortunato di, oltre ad aver fatto una bellissima Olimpiade in coppia con Giacomo Ferrari, e la nostra barca è 470, una barca doppia, siamo riusciti a raggiungere la sesta posizione con tanta fatica, tanta dedizione, però è stato per noi un risultato enorme, data comunque la nostra giovane età in confronto agli altri equipaggi e comunque la nostra prima esperienza olimpica. È stata una grande soddisfazione. È stata la prima esperienza, ma c'è ancora qualcosa da fare avanti, diciamo, ci manca un pochino ad altre mete. Quali sono le prossime mete? Per ora allenamenti e poi da fine febbraio iniziamo il circuito di Coppa del Mondo e abbiamo vari appuntamenti in Europa dove faremo vari test, varie regate per poi arrivare invece al 2023 alla selezione per le Olimpiadi di Parigi e arrivare il più competitivi possibili alle prossime Olimpiadi. Francesco Bocciardo, Paralimpiadi di nuoto, Fiamme Oro, quindi gli diamo il benvenuto. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti, grazie mille per avermi invitato a questa fantastica serata. Grazie a te Francesco, gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, anche tu molto giovane, 27 anni, nuotatore italiano, campione paralimpico. Adesso abbiamo un video, vero Sandro, anche per lui? Final session gets underway. Sulcafli, Bucciardo, Ponze, Yuan, Diaz, Chen, Wang, Huerta. The men's 100 meter freestyle S5 final is underway, and watch out for Yuan Weiyi. He is an individual who tends to get in a freestyle event only in backstroke and breaststroke. You might change that here. Bocciardo in lane two, though, looks to be pipping him, and indeed with the reach, out touches Wang as Diaz picks up the 26th medal, his second gold medal in the pool. Il 25 agosto Francesco ha vinto la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero ai giochi appunto paralimpici Tokyo, nuovo record paralimpico, insomma la seconda medaglia d'oro arriva il giorno dopo 26 agosto nei 100 metri in stile libero, quindi insomma veramente complimenti Francesco. Sì, diciamo che sono stati due giorni incredibili, nel senso che comunque la sera dopo aver fatto il 200 stile libero avevo ancora l'adrenalina in corpo, ero stanchissimo perché comunque è stata la mia prima gara, ho rotto il ghiaccio proprio per la gara sulla quale puntavo di più. E la mattina dopo, alle 6 del mattino, la sveglia ha suonato e ho dovuto resettare tutto, quindi ho dovuto riconcentrarmi, ricaricarmi per prepararmi a fare ben 100 stile libero. Ti può dire che l'unico metallo che ti piace è l'oro, insomma, diciamo così. Nell'ultima gara di Tokyo, appunto, i 100 metri stile libero, ti abbiamo visto rimanere in maniera, insomma, rimontare in maniera incredibile, no? Quella che è stata la gara. Diciamo che alla virata dei 50 non ci credevo nemmeno io, per la prima volta, penso fin da quando ho iniziato a fare gare, mi sembrava che la vasca fosse troppo corta, gli ultimi 25 metri sono terzo e poi poco per volta sono riuscito, quando gli altri stavano crollando, ad andare avanti, continuare, però è stata veramente una cosa incredibile. Diciamo che poi la sera del 26 sono proprio crollato perché avevo tanto di quell'adrenalina in corpo che veramente era incredibile. We'll be right back.
Ecco Simone, tu fai l'avvocato, giusto? Tempo libero faccio l'avvocato. Ah, ecco perché ora diciamo ti dedichi maggiormente all'attività sportive. Sì, in questo momento insomma sono un atleta a 360 gradi, poi non c'è il tempo necessario per svolgere quell'attività lavorativa, quindi per il momento l'ho messa in secondo piano e almeno fino a Parigi 2024 sarà così. Ma quante volte ti alleni insomma? Sono le stesse ore di allenamento che hanno anche normodotati, quindi si va dalle 2 ore fino alle 4, 5, a volte 6 ore. Prima di Tokyo sono arrivato... Al giorno parliamo? Sì, sì. Prima di Tokyo sono arrivato ad allenarmi 15 volte a settimana, quindi una periodicità di circa 2-3 allenamenti al giorno, comprensivi sia di doppio allenamento in piscina che di palestra. Hai mai sentito parlare del Rotary? Te ne hanno mai parlato? Bene, male? Sì, sì, è un'associazione che direi fa tanto del bene, come in questo caso ha deciso di mettere le luci su una giornata molto importante, che è quella della bandiera italiana, dell'anniversario, e quindi sicuramente la conoscevo in positivo, ecco. Insomma, diamo il benvenuto a Lorenzo Zazzeri. Ciao Lorenzo, benvenuto innanzitutto. Buonasera, grazie. Grazie a te per essere con noi, esercito olimpionico di nuoto, centro sportivo che conosco molto bene, la Rinante Florenza, perché ho avuto insomma il privilegio di andare per un altro sport, la pallanuoto, a fare il bordo campo, quindi a commentare le partite sia degli uomini che delle donne. Ma Lorenzo, insomma, anche tu sei veramente stato importante in questa stagione, grandi successi. Non so se Sandro vuoi già mandare il video. Se... ha una doppia impresa, medaglia d'oro per l'Italia, 1:30. Lorenzo, momenti fantastici, oserei dire, il tuo palmarès parla per te, insomma, 15 medaglie, 3 oro, un record del mondo, 7 argento, 5 bronzi, che cosa vuoi vincere ancora? Cosa voglio vincere? Il mio obiettivo per i prossimi anni è consolidarmi e vincere più medaglie possibili, anche a livello individuale e non solo con il mio contributo per le staffette. Che dobbiamo dare il benvenuto al generale Pietro Tornabene. Buonasera generale. Buonasera, buonasera. Consiglio militare di Firenze, buonasera. Buonasera, è un piacere stare con voi stasera. Volevamo darle il benvenuto e ovviamente la ringraziamo per essere con noi per questo bellissimo evento. Prima di chiedere una cosa al generale, occorre far vedere, abbiamo promosso un concorso per le scuole, un concorso video fotografico e le scuole hanno risposto. Ovviamente in questa sede non possiamo annunciare chi sono i vincitori e perché lo faremo quando faremo l'evento in presenza. Però abbiamo riassunto un piccolissimo video quello che hanno fatto per il concorso le scuole. We'll be right back.
scusate, a tutti i partecipanti, faccio veloce perché non c'è tempo, oltre al premio, verrà dato comunque questo libro sull'Italia, che è molto interessante e che spiega in maniera molto facile e molto semplice la storia della bandiera e del nostro inno. Quello ve lo dico come anteprima. Il generale torna bene, ci ascolta? Certo, l'ascolto benissimo. Ci risulta che lei, oltre alla sua attività, diciamo appunto militare di comando, lei è uno storico, è un appassionato, ma soprattutto anche frequenta le scuole fiorentine per incontrare i giovani e parlare sicuramente anche di bandiera e di storia, probabilmente. Che impressione ha ricevuto da questi giovani? Sono stati attenti a questo argomento? Gli interessava oppure si chinavano sul banco e cercavano di non ascoltare? Come è andata? 2 minuti ce lo racconti. No, io sono andato in diverse scuole superiori, quarte e quinte, perché diciamo i giovani adulti che domani saranno a gestire la nostra società. Io ho trovato una grande fame di sapere, devo dire, non ho trovato nessun silente dormitore, devo dire, anzi, devo dire grazie agli insegnanti, che poi alla fine la scuola, se uno la tocca da vicino, è molto migliore di quella che sembra. E poi i ragazzi attenti. E fame di conoscenza. E tra l'altro io quando vado a parlare della bandiera, del risorgimento, della storia patria, dell'inno. Cioè, io ho avuto modo di toccare con mano la capacità creativa dei nostri ragazzi e soprattutto l'attenzione a quella fame di identità che poi si traduce nella voglia di conoscenza della nostra storia. Ricordo che la bandiera, la storia della bandiera, è il simbolo più unificante tra tutti quelli di una nazione. Ascoltiamo quello che ascolterete quando faremo la diretta. Non certamente gli stessi brani, ma è giusto che anche questa sera, pur online, ci sia la fanfara dell'Arma dei Carabinieri. Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze dei Carabinieri, che sarebbe dovuta essere insieme a noi e che comunque ascolteremo sicuramente in un concerto più ampio alla primissima occasione. Vorrei collegarmi con l'Argentina, con Lucas Del Chierico. Ci sei, presidente? Quanti siete in ascolto dal Sud America circa? In questo momento no, non guardo, ma siamo una quindicina sicuro. Sicuro dei più di 20 associazioni toscane che ci siamo in Sud America, dal Venezuela fino all'Argentina. Io rappresento, diciamo, i toscani che parliamo spagnolo, quelle associazioni che sono al Venezuela, all'Uruguay e all'Argentina. La vostra comunità in Argentina, da quale parte della Toscana arriva? Da tutte le città o c'è qualcosa di specifico? No, la migrazione toscana nel mondo, e io parlerei di Sud America più che Argentina, perché ci sono anche gli amici di Uruguay e Venezuela, è lucchese la stragrande maggioranza. Dopo, se dico questo, il mio amico del Venezuela di Caracas si arrabbia perché lui è livornese, dopo ci sono fiorentini,
senesi e un po' aretini, ma la stragrande maggioranza è di origine lucchese. Come voi sapete, noi quando vediamo la tricolore piangiamo e siamo sempre tifosi della tricolore, soltanto quando c'è il calcio lasciamo questa passione e è in secondo posto. Succede in tutto Sud America, in Brasile, in Uruguay e in Argentina, e per noi il calcio è come una cosa diversa allo sport, quasi una religione. C'è un monumento particolare a Rosario, vero? Sì, quando parlavamo con Sandro in questi giorni, prima l'incontro, le raccontavo che a Rosario c'è uno dei pochi monumenti alla bandiera, è un monumento fatto soltanto per la bandiera argentina, che è nata qui a Rosario, creata da un figlio di italiani, il figlio di un commerciante nato a Imperia, in Liguria, che si chiamava Manuel Belgrano. Lui è stato il creatore della bandiera argentina. Qui c'è un monumento che è enorme, veramente enorme, forse è più grande di alcuni monumenti italiani famosi, in dimensioni mi riferisco, e che sotto ha una sala dove ci sono tutte le bandiere e tutti i simboli delle bandiere di America, dei paesi di America. Soltanto ci sono due non americane. Questo è il monumento, proprio. Sei grande, Sandro. Questo è il monumento. Sono vecchio, non sono grande. Questa è una parte. Sotto il posto dove si fa la foto c'è questa sala che ti raccontavo, che ha tutte le bandiere dell'America e quella della Spagna per l'arrivo degli spagnoli e quella dell'Italia, che è considerata anche la madre patria nostra. Ci ascolta dal Brasile Sbragia? Flavia Sbragia. Sì. Scusa, Flavia, sì. Scusa, Flavia, ci senti? Sì. Sono qui. Ciao Flavia, ben trovata. Ciao. Sono senza voce, scusate. Mio nonno è nato a Lucca e oggi sono la presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, qui da Rio. E anche la rappresentante del Toscani nel mondo da qui del Brasile. Okay. Quanti sono gli associati della Toscana nel mondo in Brasile, grosso modo? Tanti, perché sono 10 associazioni qui in Brasile. Io ognuna c'è volte 60, 70 famiglie. Chi sono associati. Ci colleghiamo con il Canada, con la Giovanna Giordano. Ci ascolti? Sì, sono qui, vi ascolto, sì, sono qua. È motivo di orgoglio essere qui con voi. Non vorrei prolungarmi troppo. No, prego. Voglio solo dire che a Montreal la maggioranza sono lucchesi dalla Toscana, c'è una anche lì, ma sono tutti anche lucchesi, sì. Li abbiamo mandati quasi tutti lucchesi, solo un pisano che sarebbe il presidente della Casa d'Italia, Gino Berretta, che poi è stato un grande atleta di football per les Alouettes. Per me è importante che faccia un saluto il presidente onorario della Federazione Ex Militari, Guelf Regalino, e il presidente degli Alpini, che sono qui ad ascoltarvi e sono sicuro che a loro farebbe molto piacere, certo, salutarvi. Certo. E questo avvenimento della bandiera per noi militari in congedo fortemente sentito. Potete immaginare, quando sentiamo parlare della bandiera italiana, beh, tutti i militari in congedo quasi quasi si mettono sull'attenti, insomma. Ecco, mi scusi, le chiedo questo, ma il 7 gennaio, questo lo chiedo a tutti quelli che ci stanno ascoltando dall'estero, è una data che viene ricordata nelle vostre associazioni all'estero oppure è una data un po' che passa in secondo piano? Beh, effettivamente passa in secondo piano perché abbiamo le nostre attività, sono tutte attività diverse a livello militare, e quindi però questa è una bellissima occasione per cercare di fare qualcosa in più, insomma. Il tricolore si sente tantissimo anche con le nuove generazioni, nelle scuole dove diamo dei corsi italiano, il tricolore è dappertutto, sventola sulla Casa d'Italia. Che la Casa d'Italia, soprattutto la Casa d'Italia, cosa fa la Casa d'Italia? La Casa d'Italia è un centro culturale dove si sente l'italianità, è l'anima e il cuore della comunità italiana. È stato il primo centro
che è stato costruito per gli italiani all'estero di Montreal, l'unica in Nord America. È stata costruita dagli italiani per gli italiani. E la vostra è una città, Montreal, dove si parla molto l'italiano. Giusto? Sì, avete sì, sì. Questo? Da noi si parla molto l'italiano perché è una città anglofona ma anche francofona, parliamo tre lingue. I nonni, i nostri nonni ci hanno parlato sempre italiano in casa. Adesso iniziamo più a comunicare in inglese, che è veramente un peccato perché si perde la lingua. Comunque parliamo italiano. Cari amici, un saluto cordialissimo dall'Australia. Mi chiamo Luca Scribani Rossi e sono il presidente della Camera di Commercio Italiana a Melbourne, dove risiedo da 25 anni. Questo sono felice di partecipare a questa celebrazione del tricolore, dell'anniversario, 225esimo anniversario del tricolore, anche per, non solo per questioni patriottiche, ma anche per i miei ricordi sportivi, dove nello sport del tiro a volo ho conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles. Quindi vorrei congratularmi con gli organizzatori rotariani di questa manifestazione, che spero di incontrare al più presto e magari in occasione della prossima convenzione internazionale del Rotary, che sarà ospitata proprio qui a Melbourne dal 27 al 31 maggio dell'anno 2023. Quindi con questo auspicio vi faccio i miei migliori auguri per un successo di questa manifestazione e a presto risentirci. Ecco, quindi ciao. Se dobbiamo fare un giro del mondo lo dovremmo finire a Melbourne, visto che c'è la convention del Rotary. Credo, se Lucia è d'accordo, c'hai altre cose sulla tua agenda, Lucia? Possiamo dare la parola al governatore? Adesso possiamo dare la parola proprio al governatore Damiani per l'ultimo saluto finale, ringraziamenti per questa bellissima serata. Bene, grazie. Sono state due ore di grande emozione. Ci siamo sentiti tutti più italiani ed è stato un piacere prima ascoltare le testimonianze dei nostri sportivi che ci hanno veramente fatto tornare indietro nelle loro vittorie e gioire con loro. E poi altrettanto bello è stato invece il contributo che abbiamo avuto dai nostri connazionali all'estero. E veramente mi sono emozionato, vi devo dire la verità, perché sentire le testimonianze di persone che qui vediamo vicine ma sono poi di fatto lontane da noi è ancora più bello e significativo. Vuol dire che l'Italia è un grande paese che attraversa tutti i continenti. E siamo partiti dall'Argentina al Brasile e poi siamo saliti in Canada e abbiamo ora concluso con il messaggio dall'Australia. E ci sarà la convention del Rotary nel 2023, e sarà sicuramente una bellissima convention con tanta voglia, dopo che abbiamo dovuto rinunciare a quella dell'anno passato a Hawaii. Chissà se riusciremo anche a fare questa di quest'anno a Houston, ma sicuramente faremo quella a Melbourne nel 2023. Io non posso che ringraziare tutti i partecipanti, tantissimi, siamo arrivati a toccare circa 220 partecipanti, credo una cosa che riempa di orgoglio tutti noi, in particolare Sandro, che ha voluto in ogni modo realizzare l'evento di questa sera, perché è questa la data in cui si festeggia la bandiera. Poi faremo sicuramente nella primavera, faremo la riunione ufficiale, come e nelle abitudini di organizzare dal 2002. Io peraltro ho avuto molti assist, chiamiamoli così, rimaniamo in termini sportivi, perché sicuramente il contributo che ho avuto questa sera e che spero di avere anche nelle prossime mie distrettuali e a queste aggiungo i RILA, ma soprattutto anche il congresso, mi riserverò quindi di ricontattare nuovamente alcuni di voi che ho avuto il piacere di conoscere questa sera per renderli partecipi di un evento ancora più importante e in presenza, ci auguriamo tutti. Quindi io vi ringrazio tutti, sono veramente emozionato, torno a ripetere, di quanto questa sera abbiamo parlato, di quanto ci siamo confrontati e soprattutto di essere orgoglioso. L'orgoglio è una parola che io ho usato spesso nelle mie riunioni, nei club, nelle mie visite ai club, parlavo dell'orgoglio di essere rotariani in quelle occasioni. Stasera devo parlare dell'orgoglio di sentirsi italiani
e di essere orgogliosi del nostro tricolore. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. C'è un regalo finale, e questo è bello per tutti quanti, sempre e soprattutto per chi è all'estero, con l'esecuzione dell'inno sempre dalla fanfara della Scuola Marescialli dei Carabinieri. Farà. Thank you.